Rimettere in corsa la Biblioteca Provinciale di Salerno nel piano per la digitalizzazione dei beni culturali, ma anche consentirne l'apertura pomeridiana. Sono due degli obiettivi dichiarati e previsti dal protocollo d'intesa siglato questa mattina a Palazzo Sant'Agostino dalla provincia di Salerno, rappresentata dal presidente Michele Strianese, il comune con il sindaco Enzo Napoli e la SCABEC, società in house della regione Campania per la valorizzazione dei beni culturali, presieduta da Antonio Bottiglieri. Con il coordinamento della consigliera comunale e provinciale di Salerno Pachi Memoli, i due enti hanno deciso di collaborare e mettere insieme le forze per valorizzare e conservare in maniera adeguata il patrimonio custodito all'interno della biblioteca provinciale, che è nata in via Mercanti dal 1992 e si trova in via Valerio Laspro. È un rapporto virtuoso con l'ente provincia, che stamattina abbiamo varato con un protocollo d'intesa, con la presenza indispensabile della Regione Campania per volontà di Enzo De Luca e leggi SCABEC, che è l'ente strumentale della Regione per la cultura, diretta da Antonio Bottiglieri. È una triangolazione assolutamente virtuosa che consentirà un'ipotesi di digitalizzazione del nostro patrimonio librario, un rilancio della nostra biblioteca comunale, e insomma in guisa che si rimette in moto un meccanismo importante che poi si allarga ad altre tematiche, che sono i nostri luoghi cospicui urbani, dal Castello delle Reghe alla Carnale, cosiddetta Carnale, Palazzo Ruggi. Insomma, bisogna fare rete e dal punto di vista dell'organizzazione, cioè dal punto di vista della digitalizzazione, bisogna fare rete proprio. Tra l'altro, sindaco, questo protocollo arriva il giorno dopo un'altra intesa importante con la provincia, che è quella che riguarda la presunta possibile emergenza rifiuti. Salerno ha dato disponibilità per il suo sito di stoccaggio per l'umido ad ospitare rifiuti provenienti anche da altri comuni. Sì, noi abbiamo fortunatamente, grazie a un lavoro molto determinato dell'amministrazione comunale, rimesso in funzione alla grande il nostro sito di compostaggio. La provincia ha prodotto un'iniziativa che intercetta nella GESCO l'interlocutore che dovrà poi ripartire eventuali sofferenze per quanto riguarda la nettezza urbana. Noi siamo a disposizione, il nostro sito è in grado di ospitare, con attenzione, con lungimiranza, ma possiamo ospitare quando ci confinerà la GESCO, in una logica appunto provinciale.